Rebecca si alza dal letto, si sveglia per le 8:20, anche in ritardo, tanto il negozio apre Proprio. alle 8:30, dice vabbè, tanto è mio. Ok, e oggi Rebecca ha degli appuntamenti. Sì, ne ho uno con Ok. un ragazzino 18enne che appena compiuto i Ok. suoi 18 anni e quindi vuole farsi come regalo di compleanno questo tatuaggio. Pim, 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 pim. E anche È lì davanti un alla porta, pretesto. eh? Un secondo. E lui? Vengo. Io vorrei farmi questo simbolo. Ti passa un foglietto, c'è un simbolo di una svastica. Sai che vuol dire? Sì, cioè, è quello della banda. Dobbiamo averlo tutti. Quale banda? La banda dei miei amici. Che banda hai? Di amici. Musica? Sì, di musica. Mi sembri molto convinto. Sai come vanno le cose lì nella Little Italy? Non mi sembra un tatuaggio molto carino, mio caro. Ma cosa ti interessa? Ti pago? Mi hai detto $60. Toh, guarda, li ho portati. Non penso di poterlo fare. Ma come no? Dai, mi hai fatto aspettare 2 mesi e poi adesso mi dici che non me lo fai. No, questo è troppo. Questo ragazzino già me l'ho rotto, eh? Mi ha rotto perché, guarda. Allora, già che devo sentire sempre Agata, no? Che sta ancora bussata stamattina, che rompe. Tu, ma che vuoi fare? I Sì. tuoi genitori sanno che ti fai questo tatuaggio? Ho 18 anni, non devo saperlo per forza. Ok, va bene, ma puoi cambiare tatuaggio. Io non sono tenuta a fare No, dei. nella banda il capo mi ha detto che devo fare questo. Fallo da un'altra parte. Vabbè, però scusami, hai detto che lo facevi, adesso devo aspettare altri mesi e per altri mesi non potrò entrare nella gang. Sei proprio una stronza. Lui prende, esce e sbatte la porta incazzato. Tipo 3 minuti dopo senti un psss, un mattone ti ha bucato la vetrina. E poi senti: ti sta bene, stronza! Esce la signora Agata. Ah, vedo che alla fine qualcuno un po' le ha suonate, signorina. Così la Io smette magari di far casino. gli faccio vedere il mattone. Scusi, Agata, qualche problema con me? Wow, che donnaccia! E se ne ritorna in casa. Dopo un'oretta ti arriva Freddy che ti porta la vetrina nuova. Vi raccontate un po' più del meno. Beh, guarda, mi ci vorrà almeno una mezza giornata per smontare tutto, tirar su. Lui si prende e si inizia a mettere al lavoro, Sì. eccetera. Ma stasera allora poi al bar? Certo, io sono già pronta. Ok. Vi faccio vedere il calice. Rebecca, dai, già di prima mattina. E su, dai, shh, fai il tuo lavoro, per favore. Ah, prima o poi ti convincerò che è meglio bere il tè. Arriva sera per andare al locale. Voi siete lì che siete al bancone con Marcus a parlare quando a un certo punto entrano tre tizi tipo mega punk, giaccone di pelle, tutti i pantaloni strappati, che entrano un po' a cagnara. E sentite: ah, hai visto quella vecchia, che volo che gli abbiamo fatto fare? E così, cazzo di, come si chiamava? Agata. E vedi così: ah, capo, domani ancora dobbiamo far lavorare. Ah, dai, idioti, ma portaci da bere un paio di birre. Sentendo Agata, sputo a questi qua. Gli sputo appositamente, però. Faccio. Cosa Oh! Scusate! Scusate, non cazzo fai, volevo. puttana? Puttana lo dice a tua madre. Uno. Ma come ti permetti, stronza? Guarda, in realtà non volevo. È che questo qui fa un po' schifo di cocktail.
Mi piace. Chi te l'ha comprata sta giacca brutta come non mai? Ehi, cosa vorresti dire? Questo è il nostro stile. Noi siamo liberi. Da cosa? Ah, sarà bello il tuo, sei monocolore. A me mi sembra che vi abbiano sputato 300 unicorni addosso, non so quello che avete fatto. Ah, almeno se ne sono sputati degli unicorni, almeno abbiamo dei colori. Te, è un cazzo di colore, non ti vedi come sei lì. Stupenda e bellissima, non rompere il cazzo. Cazzo sei, Mortisia. Mortisia non vale un cazzo. Non vale un cazzo. Ah, dai, mi stai divertendo. Paio di birre, vedi che ordina Marcus proprio i litri di birra e te ne porge uno e tu vedi che lui se lo prende, se lo poggia proprio in vero stile e inizia a berselo e tipo 20 secondi si è fatto un litro di birra così, okay. Lo appoggia giù, cazzo che buona, ancora, tu sei andata, no? Però nel senso... Hai proprio fatto la faccia come per dire no lo bevo, no, ma in realtà hai inclinato di più il bicchiere proprio per fartela colare addosso e adesso hai tutta la maglietta bagnata e infatti lui comunque l'ha bevuta, però l'ultimo ha fatto tipo un così un attimo che si è rimasto male perché cioè si è distratto, ma cavolo, non avevo mai trovato una donna così. Piacere Duke, e io gli porgo la brocca. Piacere. E lui prende la brocca e tipo proprio il braccio quando lui lo vuole, cazzo, dice, cazzo, ti fa proprio tipo volare, no? E poi infatti prende la brocca, la butta per terra, la rompe. Marco fa, ma che cazzo fa? Ah, dai, tranquillo, te la pago io. E vedi che tira fuori tipo un $500 e lo sbatte sul tavolo. Fa, ah, tranquillo, offro io il resto. E vedi anche gli altri. Vedi quei ragazzi che vanno. Gli altri suoi amici che vanno sul biliardo. Iniziano a mettersi proprio sopra. E al posto di picchiare normalmente le biglie, le tipo fanno tipo golf. No? Paf. Dai, andiamo a bere qualcosa in un posto decente. Vieni con noi. Ok, ci sta bene. Tu esci con loro. E figa, vedi tre Harley Davidson. Proprio lì parcheggiate, dai su, salta dietro. E vedi che salta su senza casco, senza niente. Dai, salta su. E vado. Tu salti. Sì, salti dietro con gli sì. E iniziate ad andare con Freddy e Marcus che sono. Ma Rebecca! Ti rimangono così. Ci rimangono male, no? E arrivate in un. Diciamo. In un palazzo. E dice: ah, qui. Qui c'è un tizio che dobbiamo incontrare, fagli la festa. Ti unisci a noi, Rebecca? Entro dentro con loro. Ok, e tu quando entri, cavolo, questo palazzo è uno dei... Diciamo, tu lo conosci scendo la città, è uno dei palazzi più chic della città. Ci sono i bodyguard, fa... Ehi, voi, non potete più entrare qua. E quando tipo uno si avvicina vedi Duke che con un pugno stende la guardia, ma proprio vedi... Gli tira un carro, ma così da nulla, vedi che si è avvicinato, sì. Pam! Vedi che tipo c'è una porta, vedi Duke proprio con un calcio la sfonda e lo senti dire: oh stronzo, ci sei? Tu entrando vedi anche che tipo ci sono delle fotocamere, tipo come se stessi facendo un set fotografico. Ok. E noti una persona, una ragazza, fuori dal balcone, che sembra stia parlando con qualcuno. Però Duke ti sta tirando, dai, andiamo a prendere quello stronzo, vieni, vieni. E lo segui e quando entrate in una stanza quello che vedi è due tizi su un letto, ok, nudi, con in mezzo una ragazza. Duke, che buon vento che ti fa qui. Giacomo, hai rotto il cazzo, devi darci più territorio. Ah, a parte Duke che sei un maleducato e non mi presenti questa bella ragazza. Duke, dopo lo spettacolo ne riparleremo. E poi le lezioni di quest'anno le abbiamo vinte noi, quindi non hai troppo da rompere le palle. Se hai qualche divergenza puoi parlarne con il maestro. Lui vedeva un po' lì così. Ah, cazzo me ne fotte mai di quel maestro. E a un certo punto tipo si interrompe, tipo come se fosse spaventato. No, va bene. Mi perdoni.
dai ragazzi, andiamocene. E se ne va via, però ti lascia lì, non ti dice niente, tu sei lì con questo tizio. E fa, guarda quel maleducato, ti ha lasciato qui. Piacere, Giacomo. Cosa stai facendo? Vuoi vedere cosa stanno facendo? O vuoi partecipare? Visto che ho vestiti già bagnati, li togliamo. E vabbè. No, sì, è meglio non prendersi un malanno in questo periodo, vero? E tu ti spogli e iniziate a avere, diciamo, questo bellissimo... Cioè, diciamo che hai il rapporto più bello della tua vita. Passano 45 minuti lì così e fa... Ah, scusatemi, ma adesso ho degli impegni che mi chiamano, ma tu puoi venire quando vuoi, mia cara. Anzi, abbiamo una festa tra un paio di giorni, ti va di venire? Dove? E mi rivesto intanto. Nel mio attico. Oh, va bene, ci sarò. Quando te ne riesci rivestita e... A un certo punto vedi sulla macchina fotografica, senti un timer e sulla macchina fotografica si sente scattare la foto a quando scatta il timer. Sì, premo. Ok, beh, tu scatti, vedi che però ti parte il multiscatto, fa un paio di foto. Chiamo Freddy. Ok, tu comunque guardando l'ora vedi che adesso tipo è l'una di notte più o meno. Ok. Lui a un certo punto gli risponde: Rebecca, dove stai? Stai bene? Sei ancora con quei coglioni? Che cazzo sei andata a fare con quelli? In realtà non ci sto più con loro. Sto con me stessa. Sì, ma ora. Ma perché sei andata con quelli? Cazzo, Marcus è incazzato, gli hai tirato una steccata in testa. Ma non volevo, cazzo. mi ha scivolata per colpa di quel viscido e cosa vende lui praticamente. Ma vabbè, ma adesso dove sei finita? Non mi ricordo. Beh, sto su un... Beh, sì, sei un po' ubriaca, però nel senso gli dici il nome del palazzo. Ma fa: ma che cazzo ci fai lì? Poi ti racconto. Va bene, dai, arrivo. Tac. Grande, mette giù. E tipo 20 minuti, mezz'oretta arriva e ti riporta a casa. Appena ti lascia fa: ciao Rebecca, ci vediamo domani che vengo a finire il lavoro qui. E poi se ne va, non aspetta neanche che tu gli dica ciao. Ciao, va. Sei arrivata lì alla festa, senti un rumore di moto molto, sì, molto familiare. Ok. Fa: okay. Ecco mia moglie, ciao bella. Vedi che si fermano ancora. Dove stai andando con quel bel vestito? Sto andando alla festa. E tu dove stai andando? Dove sei diretto? Ah, oh, sto andando a spaccare il teatro, vuoi venire? Il teatro? Sì. Dopodomani fanno un cazzo di spettacolo, un cazzo di violinista, e andiamo lì a fare bordello. Vuoi venire? Ma sì, ma sì, dai. Arrivate al teatro, che è quello di cui si parlava in città, che era stato ristrutturato. Ok. E vedi Duke che apre la porta proprio tirandola con la forza, e tu un po' ti accaldi, nel senso, comunque questo qua cazzo è forte, figa, cioè sta aprendo una porta così tranquillamente. Dai ragazzi, e vedi gli altri suoi compagni che entrano tipo con mazze cose, e fa: dai, è ora di spaccare un po' tutto. Prosegui e trovi delle scale. Hai una rampa di scale che sale e una che scende. Vado su. Arrivi e c'è tipo la porta del bagno mezza aperta. E ti sembra che c'è qualcuno steso a terra. Birci giù e quello che vedi ti fa instant vomitare. Ti giri, vomiti. Perché quello che vedi è un
una testa completamente schiacciata dall'interno, come se qualcuno gli avesse messo un pugno sopra qua e schiacciato, e quindi vedi tutto fuoriuscire e il petto ce l'ha completamente aperto con tutte le budelle che riescono, e tu ti sei proprio girata e vomitato istantaneamente e stai iniziando a tremare e inizi a correre via, cioè, sì. Sei terrorizzata, la cosa ti... cioè, oddio, troppe cose, che cazzo sta succedendo? Sì, scappo via, cioè, voglio uscire da qui, cioè, e inizio a urlare. Da Duke. Smettila di spaccare cose. C'è una cosa lassù. E tu appena, comunque, dici così, stavi andando verso la scala, ti rigiri per riguardare, e appena ti rigiri ti trovi Duke davanti a te, tipo ci sbatti contro, così, e lui fa: tesoro, cosa c'è? C'è una creatura, c'è una donna, non lo so, c'è tanto sangue, vieni su! E lui viene, si avvicina, gli fai vedere il corpo. Sì. Lui guarda e fa: ah, che bravi! Ne vuoi un po', tesoro? Cosa cazzo stai dicendo? Ma dai, guarda, ha fatto un lavoro del cazzo, guarda lì come l'ha inconciato, poverino. Chissà quando dovranno pulire, che macello. Pulire che macello? Perché in che senso? Scusami. Giocati. Beh, sai che quanto cazzo di tempo ci vuole a pulire sto schifo? Poi con sto vomito, cazzo, anche vomitato quello schifoso quando è morto. Scappo, lo spingo, esco, voglio uscire, voglio uscire da questo posto. Tu vai... e trovi proprio i classici portoni, che però sembra che Duke e la sua banda sembra che ci hanno messo tipo un sacco di librerie e cose davanti al portone per non far entrare la gente. Inizi a sentire una musica e sei lì, guardo intorno. Guardandoti intorno, intravedi, tipo, hai presente che per entrare negli anfiteatri c'è la tenda, no? Ok. Entri e c'è, tutti gli scalini, e in fondo dove c'è il musicista che suona. E vedi una figura che sta, tipo, muovendo le mani come se avesse un violino. E senti questa musica provenire da lì. Quello che vedi è questa figura con una pelle candida, come se fosse porcellana, dei capelli ricci e un vestito proprio da musico, quindi frac, camicia bianca, papillon, che sta... ti sembra proprio che stia suonando un violino o comunque... ma senti questa musica? Ehi tu! E si interrompe. Signorina, cosa ci fa qui? Non ne ho assolutamente idea. Lei non dovrebbe trovarsi qui. Qualcosa non è andato come avevo visto. Lei perché sta suonando qualcosa che io non vedo? Ah, quindi lo sentiva? Sì, lo sentivo. Beh, allora non tutto non è andato come avevo previsto. Stava suonando in playback, perché tanto lo capisco, si fanno le prove, lo capisco, cioè non... però c'è qualcosa che non va in questo posto, perché ho trovato una... ancora non l'ho visto. Cosa ha visto che l'ha traumatizzata così? Mi dica. Una
persona senza niente, senza organi, se pieno di sangue. Lei l'ha visto? E Duke ha detto che è normale, normalissimo. È qui? È lui che sta rompendo tutto mentre suono? Sì. Duke, se non te ne vai entro 30 secondi, giuro che ti ammazzo. E tu senti tipo rumori di gente che corre, se ne vanno via. Senti tipo una porta sfondata. E senti: ci rivedremo, Amadeus. Ma hai capito cosa ho detto? Cosa vuoi ancora? C'è una persona martoriata là sopra. E cosa vuoi che me ne importi? Non te ne importa? Com'è possibile che non te ne importa? Cosa me ne frega di voi? Voi in che senso? Ah, sempre la stessa storia. Portatela via. E tu ti senti tipo svenire. E come se qualcuno ti mettesse un cappuccio in testa e ti prendessero. Ma, cioè, ti eri appena guardata dietro, non c'era nessuno. Ti risvegli. E senti tipo il rumore di una porta che si apre. Tu hai questo cappuccio. E, diciamo, muovendoti un attimo riesci a sfilartelo, perché sembra che te l'hanno solo appoggiato. E ti senti comunque abbastanza affamata. Sembra che pensi di essere stata lì per parecchio. E tu sei sotto a questo letto che ha questo praticamente tenda che scende, ti copre tutta ed è nero. Fai fatica a vedere attraverso, ma quello che senti, vedi come tipo un carrello di qualcuno che lo sta trascinando. E la tua mano, tipo, sembra che sporge poco poco dal letto. Ma poi senti ancora la voce di Amadeus che sta parlando con qualcuno. E poi la porta che si richiude. E poi vedi che alza la tendina. Ti prende, ti trascina fuori. E ti solleva con una mano. E ti sbatte sul letto. Ti toglie il bavaglio. Ti sei inficcata in affari che non ti riguardavano. Io ero solo qui per... non lo so per quale motivo, ma ho fame. Guarda, Giacomo è molto interessato a te, quindi, visto che mi sta simpatico Giacomo, non mi fa mai annoiare, penso che ti lascerò a lui, ma sappi che dovrai fare quello che ti dirò. Ma non ti preoccupare, sono certo che Giacomo ti spiegherà tutto e ti farà capire. Ora perdonami, ma devo andare a suonare. E esce, prende un violino, una bacchetta, e nell'uscire vedi che entra Giacomo, bellissimo come sempre, questa volta vestito. Si siede vicino a te. E come stai, mia cara? Tutto bene? Ti sembra una persona che sta bene? No, meno male che mi ha chiamato Amadeus quando ti ha visto. Anche perché ero preoccupato, non sei venuto alla festa. Ti aspettavo, sinceramente. Come vi conoscete, scusami? Non capisco perché vi conoscete. Ma io organizzo feste, Amadeus suona, io mi diverto, non lo faccio annoiare, lui non fa annoiare me, è un po' una collaborazione, diciamo, non ci piace annoiarci. Immagino che anche a te non piace annoiarti, sennò non ti saresti ficcata in questa situazione. In quale situazione intendi tu? In tutto questo.
diciamo, tutti. E anche io ho fame, ed è anche il motivo per cui sono qui. Perché dovresti essere qua? Non c'è niente qua. Ah, mia cara. Facciamo così, hai due scelte. O non uscire mai più da qua, o uscire con me di qua. Voglio uscire qui, ovvio. Ovvio. Sapevo che sarebbe stata la tua scelta. Ligeia, vedi che si apre la porta e c'è tipo un tizio che tiene una donna che tipo ha la bava alla bocca, ha gli occhi iniettati di sangue e tipo il tizio sembra che stia facendo fatica a tenerla. Ma, capo, mi sa che è il momento. E lui, Ligeia, concentrati, è la tua prima volta, quindi sii dolce. Ah, benvenuta in famiglia, Rebecca. Giacomo Casanova, molto piacere. E vedi la ragazza che era trattenuta che si lancia contro di te, ti morde il collo e tu cerchi di gridare, ma no, non riesci, cioè, ti sta tipo soffocando con la gola e piano piano ti senti svenire. Fino a quando chiudi gli occhi e non senti più niente. Ti svegli e sei tutta ricoperta di sangue, mani, ti senti tutta la bocca anche all'interno sporco come qualcosa di viscido e anche tutta la bocca ce l'hai sporca di sangue. Tu ti tocchi, guardi, sangue, e davanti hai il corpo di due persone, una donna e un uomo, che non sai chi sono. Nel letto di fronte a te vedi che c'è la donna che ti ha assalito, che sembra che stia dormendo, anche lei sporca di sangue come te. E entra Giacomo. Ciao Rebecca, tutto bene? Che cosa mi sta succedendo? Ti senti anche quando ti tocchi che sei fredda, non senti neanche più il battito del tuo cuore. Che cosa mi avete fatto? Che cosa mi sta succedendo? Cosa ti sta succedendo? Sei diventata una sorella? Sorella di cosa? Io ho già una sorella. Vedi lui che sorride e tipo vedi questi bellissimi canini di fronte a lui. Mi sembra di avertelo già detto. Mi chiamo Giacomo Casanova. E sono il principe di questa città.